Ciao, eccoci anche qui oggi al nostro calendario dell'avvento. Apriamo la casellina e troviamo l'olio essenziale di geranio. L'olio essenziale di geranio è l'olio dell'amore e della fiducia. Rinnova in noi la convinzione innata che abbiamo della bontà degli altri e del mondo. Aiuta a ritrovare quella fiducia nel prossimo, soprattutto quando questa è stata spezzata, magari a causa di circostanze difficili della nostra vita. Il geranio cura anche il cuore spezzato, facilitando quindi l'emergere del dolore, o della pena che è stata repressa. Ci aiuta quindi a riaprire il cuore in modo che, l'amore possa fluire liberamente. Favorisce quindi anche il legame con i nostri genitori. Insomma, il geranio lo possiamo definire il guaritore emotivo. Aiuta tutti coloro che hanno difficoltà anche ad entrare in contatto con le proprie emozioni, allontanandoli da quello che è il ragionamento logico, per spostare quindi l'attenzione al cuore. Infatti, il geranio guarisce il nostro cuore, infonde amore e promuove fiducia. L'olio essenziale di geranio, come lo possiamo utilizzare? È un ottimo olio per prendersi cura della nostra pelle. Provalo ad esempio in una maschera viso fai da te. Oppure guarda, io ti dico come lo uso. Al mattino, quando ho un po' più di tempo, prendo un cucchiaino di olio frazionato di cocco, ci metto 2 gocce di olio essenziale di geranio, lo applico su tutto il viso e lo lascio riposare per 1 minuto circa. Poi prendo un asciugamano, non di quelli troppo grossi, e lo bagno con acqua calda, molto calda, e la applico, l'appoggio sul mio viso, lasciando così che il vapore apra i pori della mia pelle e lo lascio così per un minutino. Poi lo tolgo, lo ribagno con acqua calda, lo riapplico e dopodiché cosa faccio? Prendo un batuffolo di cotone e rimuovo l'olio che c'è sulla pelle. E poi asciugo tamponando. In questo modo la mia pelle rimane fresca, non rimane unta e se hai problemi di pelle grassa o qualche altro problema di pelle, prova a fare questo esperimento, vedrai come ti troverai bene. Lo puoi anche applicare dopo la doccia, ad esempio, sempre con dell'olio frazionato di cocco per un effetto levigante sulla tua pelle. Se vuoi aggiungerlo allo shampoo oppure al balsamo dei capelli, vedrai come dopo saranno molto più luminosi e molto più resistenti. Possiamo, anche se questa magari non è la stagione più indicata, però lo possiamo utilizzare anche per allontanare gli insetti. Prendiamo un batuffolo di cotone, ci mettiamo 1 o 2 gocce di olio essenziale e mettiamo questi batuffolini laddove pensiamo che ci possano essere degli insetti. Ecco, anche oggi ti ho dato qualche informazione in più su un olio, che magari non è un olio così comune e sei abituato a utilizzare. Comunque, se vuoi altre informazioni, non esitare a contattarmi e ti darò altri consigli sugli utilizzi dell'olio essenziale di geranio. Intanto ti auguro una buona giornata e ci vediamo domani. Ciao ciao, grazie.